è elettrica, è californiana e si chiama Zero Motorcycle. Stessa base, diversi allestimenti, questo Dua Sport DS e quella alle mie spalle, SR Sport Naked. La sostanza CED è di primo livello con numeri capaci di mettere appetito anche ai palati più esigenti. Per la Naked SR un dato su tutti anzi due, 50 kW, 68 per i nostalgici dei cavalli vapore, 144 Nm di coppia a qualsiasi regime, perché l'elettrico è sempre in presa diretta, con accelerazione 0-100 in 3,3 secondi. Per la DS la crossover meno potenza, 40 kW, ovvero 54 cavalli, 92 Nm, è meno sportiva della sorella ma accelera comunque in soli 5,2 secondi. Più comoda, più versatile, con l'occhio che strizza anche al leggero fuoristrada. Niente marce, trasmissione finale a cinghia e batterie ioni litio, per intenderci quelle dei nostri smartphone. Leggere, compatte e potenti, ma di contro ancora molto costose. Quanta strada ci fai? Dipende da quale delle tre mappe motore utilizzi. Quasi 200 km in modalità eco, che riduce la potenza, poco più di 100 per la sport, la più divertente, ed infine la custom, che puoi settare sui parametri come coppia, velocità e freno motore, che ricarica la batteria in rilascio e frenata, direttamente con un'app dal vostro cellulare. Una volta finita la riserva di energia, il vero punto dolente sono i tempi di ricarica, almeno per chi non dispone di una rete da 380 volt che in circa 2 ore dà il 100%. Per il pieno con la classica utenza domestica da 220 volt, l'attesa è di circa 6 ore. Coppia elevata, tutta e subito, perché è un motore elettrico e poi telaio ultra leggero di derivazione aeronautica in alluminio e sospensioni Showa completamente regolabili. E il bello che una moto così la puoi guidare con la patente A2. Bene la ciclistica, telaio in Avional con schema a doppio trave, molto bene le sospensioni completamente regolabili. Posizione di guida più attiva sull'SR, ma sella a soli 805 mm, più comoda e alta la DS, con sella a 840 mm. Ma in entrambi i casi mai estremi. Come per tutti i motori elettrici la partenza è fulminea e la progressione esaltante. La SR è da record e non ha rivali tra le cugine endotermiche e davvero in un attimo ti proietta a velocità oltre codice. Insomma è roba da maneggiare con cura. Più tranquilla si fa per dire la DS, anche se entrambe nello 0-100 vincono facile con qualsiasi motore endotermico. Se l'effetto brucia semafori ce lo saremmo aspettato, quello che ci ha davvero sorpreso di queste due moto è che sono molto intuitive, facili da guidare ed è proprio in questo che le Zero si differenziano dalla maggior parte dei prodotti a batteria. Anche il singolo disco anteriore del freno, che inizialmente ci aveva fatto un po' storcere il naso, si traduce in una frenata potente e modulabile. Se poi appartenete alla categoria A2, il consiglio però è quello della DS, perché la SR, se guidata in modalità sport, è un prodotto abbastanza estremo. Non c'è la marmitta, non ci sono sovrastrutture aggiuntive, batteria e motore, è tutto qui, masse centralizzate a vantaggio della maneggevolezza. Furba anche la scelta delle sue coperture, 140 al posteriore e 110 all'anteriore, Pirelli Diablo Rosso, sportive nella mescola ma strette nelle dimensioni, che aiutano nell'autonomia e soprattutto rendono la moto ancora più agile e svelta nel misto più stretto. Bene le sospensioni scorrevoli nella prima parte e ben sostenute in frenata e percorrenza, con più escursione per la DS, con l'occhio appunto che strizza al comfort e al fuoristrada. In questo caso coperture sempre Pirelli, ma tassellate MT60 con sezione più slim da 130 al posteriore e 100 all'anteriore, che è da 19 pollici e aiuta proprio in fuoristrada. Terreno su cui la DS sorprende in facilità e divertimento. Il mondo a zero emissioni però passa anche da quelle sonore, perché la moto, a parte un leggero sibilo del motore, quando sei in città non si sente e bisogna fare un po' di attenzione. Tirando le somme la Dual Sport, la DS ci è piaciuta parecchio, adatta al commuting urbano, comoda, facile e divertente, non disprezza il leggero fuoristrada e permette anche qualche viaggio a corto raggio, con la possibilità di montare un pacco di batterie aggiuntive che aumentano di altri 100 km l'autonomia. Di lei, come nel mondo elettrico in generale, non piace molto l'effetto on-off quando si ruota la manopola dell'acceleratore. Aspetto ancora più evidente sulla sportiva SR, potente ma non estrema nella posizione di guida, facile ed intuitiva, è però un prodotto che, se si sceglie la modalità sport, è consigliabile ad utenti più esperti perché è davvero molto potente. Il mondo 100% elettrico targato Zero Motorcycle parte come prezzi da 14.220 euro per la versione DS e sale a 18.290 euro per la versione più sportiva SR. Se poi volete il massimo aggiungete 2.440 euro e avrete anche il power tank per aumentare l'autonomia.